L'auto che vedete in queste immagini va a completare quella che è la famiglia della nuova Kia Ceed. Si tratta della Pro Ceed, via di mezzo tra la nuova Kia Ceed hatchback 5 porte e la nuova Kia Ceed Station Wagon. Per prima cosa devo dirvi che onestamente mi piace particolarmente questa tipologia di vettura, in quanto si tratta sì di una station ma con un tetto qui al posteriore molto spiovente, e non perdiamo neanche un litro della capacità di carico che supera abbondantemente i 500 litri, come ci hanno appena confermato in conferenza stampa. Posteriormente poi mi ricorda molto da vicino quella che è la Panamera Shooting Brake. Sto dicendo un'eresia secondo voi? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto a questo video. Vi dico per prima cosa che si tratta di uno degli allestimenti più ricchi, quindi anche molte feature estetiche che possiamo vedere qui insieme sulle versioni basi, potrebbero non esserci, ma sono ancora in via di definizione. Vediamo come la calandra, la presa d'aria frontale Tiger Nose, richiami un po' la seconda generazione del simbolo di Kia ideato da Peter Schreier, mentre di sicuro impatto scenico sono questi cerchi da 18 pollici che danno all'auto un look decisamente più filante e più aggressivo, mentre come vi ho già fatto vedere al retrotreno mi piace molto la fanaleria orizzontale con questa coppia di terminali di scarico che danno una grandissima sportività all'auto a mio modo di vedere. Ma diamo un'occhiata adesso a come è fatta la nuova Kia Pro Ceed dentro, e vediamo subito come il vano di carico sia enorme. Abbiamo poi la possibilità di avere queste barre stabilizzatrici per il carico, oltre a una soglia, quindi possiamo dividere in più punti il nostro pianale di carico per andare magari a formare degli esterti, un po' come quanto abbiamo visto sulla nuova Volvo XC40. Diamo però adesso un'occhiata a come è fatta dentro questa nuova Kia Pro Ceed. E devo dirvi subito che mi colpisce molto la cura dei particolari per la plancia. È vero, abbiamo tante cromature un po' in giro, ancora il display da 8 pollici centrale qui sospeso, dal quale andare a comandare il sistema di infotainment, un cruscotto che implementa ancora elementi analogici e digitali, ma d'altronde ragazzi questa è nient'altro che questi sono nient'altro che gli interni della Kia Ceed standard. Un po' di piano black in giro, come potete vedere subito anche il cambio, e vi dico subito che si tratta di un'unità a doppia frizione a 7 marce, e già che si parla di cambio, trazione, trasmissioni e quindi anche di motori, posso dirvi che tutti i motori che sono presenti sulla Kia Ceed 5 porte saranno anche presenti sulla Kia Pro Ceed, quindi ampio spazio al 1000 turbo 100-120 cavalli a 3 cilindri, il nuovo 1004 turbo, passando anche per il 1006 CRD con le potenze fino ai 136 cavalli. Purtroppo non posso dirvi ancora la data di uscita di quest'auto, ma mi hanno comunicato che sicuramente arriverà nelle concessionarie prima della metà del 2019, quindi seguirà a stretto giro di vite la 5 porte e la Station Wagon. Solitamente vi do le dimensioni tra i primi dati, in questo caso non ve le ho fornite immediatamente per un semplice motivo, perché le dimensioni di questa Kia Pro Ceed, di questa Shooting Brake, sono identiche a quelle della Station Wagon. Balla qualche minimo centimetro in lunghezza, forse uno se non ho fatto male i calcoli. Ma comunque, per avere una panoramica più dettagliata e più precisa di questa Pro Ceed, l'invito che vi faccio è di andare a leggere la nostra prima presa di contatto statica sulle pagine di Motorbox e di farmi sapere cosa ne pensate voi di questo modello. Vi convince di più rispetto alla Kia 5 porte standard? Prendereste questa al posto della Wagon? Io personalmente sì, ma voglio sapere cosa ne pensate voi. Quindi scrivetemelo qui sotto nei commenti a questo video, sulla nostra pagina di Facebook, sul profilo Twitter, su Instagram, su tutti i nostri canali social e naturalmente al sito internet motorbox.com. Per questa prima presa di contatto è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!